contenta e curiosa di quanto voleste dirci, Becca, cioè nel senso della sua Inter, perché parlare di Toro? Ma perché di vuoi Toro? Sviare cioè, il discorso, Becca? Peraltro, Rambo, vuoi... però con Belotti ha dato molto il Torino. Ma perché vuoi sviare il vuole discorso? Vuole che fare dell'Inter, hai capito? Vabbè, no. Un anno in cui fece secondo posto Scarpadoro, poi bas, blackout anche lui, però secondo sì, me... Sì, ma non, non cadere nella sua trappola. Lui sì, continua ma lui a non rispondere sull'Inter. Non vuole rispondere sull'Inter. Ma dai, vai sulla domanda. Ha ragione. Non voglio, ma non voglio. Cosa vuoi dire? Io cosa vuoi dire? Ma no. Andare a buttarsi giù dal sesto piano, ma cosa stai dicendo Fabio? Credo che sia un momento difficile sicuramente, soprattutto insomma, prendere questi gol e poi dopo quello che hai fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso che tornando a Monte, hai vinto due competizioni, c'era stato il problema che inizio c'è l'eco in studio perso lo scudetto c'è un eco che arriva in studio regia con la voce di Marcello Chirico, io non capisco il motivo, però intanto Marcellino amico mio, però intanto due competizioni a casa, però cercavo di dire allora vale come Pirlo anche l'anno prima le stesse due competizioni intanto voi avete mandato via uno che ha vinto le competizioni, poi è arrivato Sarri, ha vinto il campionato, l'avete mandato via, quindi credo che ogni situazione sia diversa dall'altra. Sì, nel frattempo attenzione, Roma pericolosa, c'è da segnalare l'azione, Lorenzo. Sì, no, c'è stata una caduta in aria, ma l'arbitro ha ammonito, la rivediamo adesso, Celik proprio che va a terra, neanche toccato da Becao. Vediamo, la rivediamo. Si legge, non si può. Insomma, siamo ai limiti, Lorenzo. Sul fianco sinistro. Sì, anche perché questo non è spalla contro spalla. Qui siamo ai limiti, eh. Questo è spalla contro schiena. Sì, contro braccio, forse. Dai, è caduto male lui, su. Qui è trampolino contro piscina. Ecco, qui è un po' il discorso che faceva Luca Serafini poc'anzi, sui tuffi in area, però sulle simulazioni. C'è da invitare il presidente della Roma domani a andare da Rocchi e protestare. Ecco. Però se da rigore qui è un altro rigore regalato. Sicuro. No, ma infatti ci stava a non fischiarlo. È trampolino contro calcio. Ha avuto la decenza di non darlo. Tuffi contro calcio. Dai, su, se diamo rigore qui allora è finita, dai, su. Allora. Quell'altro si arrabbia, guarda quell'altro che occhi spiritati. Ascoltiamoci le parole di Inzaghi che cerca di spiegare i motivi del blackout della propria squadra. Fabio, manca un po' di mordente. No, a parte mordente, lui dice in queste partite non è permesso. No, non è permesso, non in queste partite. In generale. Tra l'altro vorrei dire che ho saputo da fonte certa che a mezzogiorno i giocatori dell'Inter hanno avuto la visita del parrucchiere. Vi ricordate quel derby, Luca, aiutami che tu sei un pozzo di scienza, dove l'Inter giocò a calcio tennis nell'intervallo del derby e perse 4-0, c'era Recoba nell'Inter, no? Ecco, cioè il derby è non è solo una partita, è uno stato mentale, così come deve essere tutte le partite del campionato. Domanda, questo allenatore ha la forza di generare uno stato mentale forte, vincente, che duri 95 minuti? Non ha la forza nemmeno di togliere Handanovic e mettere Onana. Non ha nemmeno la forza di togliere Handanovic e mettere Onana, perché subisce la personalità di Handanovic. Quindi. Ma poi soprattutto ieri, io me la ricordo la domanda specifica del collega. Perché succedono questi blackout? Perché? Lui fa la cronaca della partita, fate il giornalista. Il primo tempo abbiamo fatto così, poi il secondo tempo abbiamo fatto cosà, poi è successo quello, loro hanno fatto i gol, poi noi abbiamo fatto i gol. No, invece tutti. Tu devi spiegare perché. Invece dice devo riflettere, devo capire. Ma non hai ancora capito. Ma difatti quello ha reso una lettura di una situazione un po' diversa da quella che si è percepita a San Siro, dove in realtà c'è stata l'Inter ha fatto gol al primo tiro in porta. Tra l'altro per una palla persa dal Milan a centrocampo, come poi è arrivato il pareggio. Beh, però bella l'azione, no? Come ha difeso la palla Lautaro, bella. Per carità di Dio, però è un errore di centrocampo. Però la sensazione alla fine del primo tempo
era che la partita non ci fosse proprio. No, c'era un dominio assoluto. È quello il brutto. Esatto. E lì non è riconducibile, secondo me, solo alla mossa tattica geniale, a Tonali credo che abbia giocato forse la più bella partita di Milan, ma che ha completamente tolto il punto di riferimento a Barella, cosa che è successa poi, ma involontariamente, dopo, perché il Milan va in confusione quando Inzaghi toglie Barella e viene meno il punto di riferimento di Tonali, che si rimette in mezzo, il Milan fa fatica a rimettersi a posto. Certo. L'Inter sulla forza, sull'abbrivio del 3-1, a quel punto si buttano tutti sotto, approfitta del blackout e ne viene fuori vengono fuori quei 10 minuti, non fino a 90. Però quello, Luca, è l'analisi della partita. No, che però, non è niente, però il problema è vero, è che tu in due partite vere con Lazio e Milan hai preso 3 gol. Hai preso 6 gol. Esatto, 6 gol. Quindi prima cosa non è colpa di solo. E poi la seconda cosa, se sei d'accordo. Cioè tutti diciamo che l'Inter è più forte, che l'Inter... ma ieri per 70 minuti il Milan da quando vinse 3-0 con Mihajlovic, che non dava l'Inter, i giocatori una sensazione di forza come questa. Scusa Luca, l'Inter i giocatori ce li ha, c'ha anche i giocatori di panchina di un certo livello, e allora vuol dire che il manico non è a un certo livello. Cioè bisognerà uscire da questa ambiguità. È inutile che si continui a dire l'Inter mata, l'Inter qui, l'Inter là. No! Qui, ma perché in queste partite non deve mancare. No, non deve mancare mai, mai. Ma tu devi farli sputare, non a mezzogiorno fargli ricevere il loro parrucchiere che gli mette a posto il look. Ma è vero, vogliamo scherzare o che cosa? Questa dell'Inter. Cosa qua è vera, certo. Cioè, oggi ma sono arrivati alla Piano Gentile, cioè con parrucchiere, i panni, le forbici, no, non ci credo. Anch'io volevo dire, ma guardate possibile. Che è anche uscita, è stata ritiro, capito? La fonte è ma assolutamente ritiro, credibile. Evaristo, ma in ritiro, prima di una partita, hai mai visto in tutta la tua storia il parrucchiere? No, ho visto il meccanico con la chiave inglese. A volte c'era il meccanico con la tuta blu per ingannare il tempo, perché stai tre giorni in ritiro. Chiaro che poi dopo il problema è l'attenzione nella gara, però negli spazi quando sei in ritiro ci sono delle situazioni che te le puoi anche concedere. Ma va, se lo dici per tirar fuori una voce di ecco, non puoi. Ma questo è accaduto quando esattamente? Il giorno della partita, a mezzogiorno. Si giocava alle 18, ricordiamo, non è che si giocava anche la mattina. Se è accaduto veramente, forse è particolare per cercare ma non è il parrucchiere che ha cambiato le sorti del derby, sai perché rido? Ma è sbagliato il concetto, di approccio, di mentalità, di focus. Però erano più bellini. Io approfittavo a chiamare il meccanico con la chiave inglese, con la tuta blu, che mi dice fammi il tagliando dalla macchina intanto che perché è 3 giorni che li ritiro. No, al di là delle battute. Credo non ho capito, Vittorio, in tutte le cose. Allora, noi veniamo da quando è arrivato Conte, che piaccia o non piaccia, aveva un credo calcistico completamente diverso. E quindi i fenomeni è troppo duro, è troppo qua, è troppo lì, perché poi il nostro mondo è questo. Però io ho una certa età, quindi non me ne frega niente. E parlavano. Quando è andato via Conte, ha cominciato. È arrivato Simone Inzaghi, che secondo me, per essere primo anno l'anno scorso, ha fatto benissimo, ma con caratteristiche diverse di Conte. Quindi è inutile fare come io devo stare attento ai termini, perché se no riesco anche a arrabbiarmi. Cioè, tutti a sposare la causa di Inzaghi, perché l'impressione che c'era di Conte, che guadagnava 12 milioni di euro, andava in sala stampa, si arrabbiava così, che io dicevo a quella a 103 o 4 ma cosa serve? Ecco, certo. Vabbè. Però adesso è Inzaghi, sì. I bianconeri, gol. I bianconeri, e qui è finita. Samardžić, no, non è finita. Giro tra incredibile. Attenzione. Incredibile, ho visto la Madonna. Incredibile il tiro di Samardžić. Straordinario.
al 55esimo l'Udinese sigla la seconda rete, Lorenzo. Dopo che tra l'altro in campo c'era stata anche un po' di maretta, non dico una rissa, però comunque avevano attaccato un attimo un bottone i giocatori. Sì, ma il portiere cosa fa? Il portiere. Sì, proprio. Vabbè. Cosa fa? Forse l'unico che ha visto la Madonna è il portiere. Aveva intuito la direzione, dai, solo quella però. Ma cosa ha fatto? È vero che è rimbalzata davanti. Arriva sulla palla che però Samadi è il mio pupillo, mi ha preso subito. C'era il coniglio dentro. Ma gli ha tirato un bolide però. Rimbalza pure davanti. È la prima da titolare per Samadi, cioè. Inizia bene. No, però la cosa al di là del gol del portiere, che sicuramente era impreparato perché gli è saltato davanti. Sì, gli è rimbalzato un po' davanti. Però 2-0 l'Udinese sta meritando questo risultato. È questo che colpisce. Sì. Penso adesso questi bianconeri passano davanti agli altri bianconeri. Esatto. Però ti tocca iniziare a tifare Roma, Marcello. No, quali sono i bianconeri veri? Questi sono tutti bianconeri. Che cosa fai le battute? Ma allora, non stavamo parlando dei problemi nerazzurri. Marcello, no, scusami, quali sono i bianconeri? Ma no, stavo veri dicendo tra che quelli c'è di Milano e quelli di Bergamo. Quali sono quelli veri? Non lo so, Marcello. Stavo guardando e quelli di Bergamo sono davanti anche loro. Ecco. Ci prendiamo due minuti. Credo. Attenzione, mi passa in croccantezza davanti in grande spolvero un giovane. Ero dal maestro Evaristo. No, che maestro. Quindi, no, io spiegavo, no, chiedo il motivo, scusa, chiedo ma, scusa. Ah, sai che a me piacciono i teatrini, Fabio. Ma quindi, lo so. Anzi, vuoi replicare? Anzi, no, rimaniamo un attimo seri. Focus alla partita. Udinese Roma. Sì. Udinese in vantaggio con 2-0. Ma la Roma ha sfiorato al 60esimo, adesso, mentre noi eravamo in pubblicità, un palo, giocatore che colpisce la palla di testa, non angola bene, Lorenzo. Sì, un palo preso con un colpo di testa da calcio d'angolo da Matic, però adesso la Roma si è un po' arrabbiata, quanto si è capito, e sta cercando di attaccare, anche se l'Udinese sembra ancora in partita, e sta tenendo bene il campo, e c'è un'altra ammonizione. Qui, a proposito, do pienamente ragione, anche un bacio in fronte a Luca Serafini per quello che ha detto riguardo giocatori e arbitri. Guardate, è una cosa incredibile. Sì, sì. Pellegrini, Mancini, tutti i giocatori oltretutto esperti. Pellegrini capitano, adesso un altro, eccetera. Cioè, è una cosa veramente continua. Entra Beto. Nel frattempo ed esce Sacces, e poi mi pare che stia entrando un altro. Vediamo un po'. Comunque, sì, Beto è entrato, esce Arslan. Ed entra, adesso vediamo chi, non ce lo fanno vedere, Makengo, si ricompone la coppia centrale, e Lovric è il giocatore che viene dal Basilea, molto bravo, nazionale sloveno, ed esce Samardžić, l'autore del secondo gol, buonissima la sua partita, non dico Lorenzo, bella, scusa, mi sembra che Abraham giochi molto isolato là davanti, Ha messo Belotti e Selic. Lo so, però sai che lui chiede sempre poi di tornare indietro, è isolato. Sì, va molto, sì, prima ha sbagliato uno stop in area facile. Sì, anche Dybala di fianco. Sì, però è anche non è tanto isolato. E invece è isolato. Sì, Dybala che ha sbagliato il gol all'inizio della partita. In due finalizzazioni poteva far meglio Dybala. Due finalizzazioni. Sì. Comunque il pallino è sempre in mano all'Udinese, diciamo. Ma quella è una prestazione. Però sai, Lorenzo, quando hai dei giocatori che ti aspetti tanto, se la tua squadra non va, e tu sei quello che deve spaccarla la partita. Poi sul piano del gioco l'Udinese è in vantaggio. Manca mezz'ora di gioco, ragazzi. Aspettiamo, la palla è rotonda, sappiamo perché, insomma, che può succedere di tutto nel calcio. La palla è rotonda. Vittoria, mi raccomando, Lorenzo. Non è che stai gufando, no? No, assolutamente. No, sia mai, dobbiamo essere super partes. Torniamo invece a parlare di Inter e di Inzaghi, perché Inzaghi spiega anche gli errori fatti. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Ecco, 8 partite consecutive senza prendere gol. Cioè, i gol dell'Inter sono più gol di quelli degli altri.
non ho capito, cioè, il Milan, no, l'Inter ha regalato il concetto era che noi per far gol abbiamo dovuto fare molta più fatica. Eh sì, però lui ha detto li abbiamo regalati, ragazzi, ha regalato una palla sulla tre quarti e poi si sviluppa la tradizionale per regalo. Marcello, nessun regalo. Quello di Reale è un capolavoro. Ma no, ma non puoi ogni volta sempre per scusare te stesso, i tuoi uomini, gli errori, chiamali errori. Cioè, quando il Milan prende il gol, noi abbiamo detto chiaro che hanno fatto un grave errore, l'ha detto anche Luca. Sì. Cioè, che si sono aperti, hanno permesso a Brozovic di andare in rete, hanno fatto una bella azione, però loro si sono aperti, hanno fatto un grave errore, non ho detto hanno regalato il gol all'Inter, loro invece regala sempre, gli ho regalato tre volte, neanche una, tre volte gli ha regalato lui i gol, ma non è così che si spiega, non ha spiegato proprio un bel niente, anzi ha cercato ancora di mettere una pezza, che però è una pezza che non ci sta, perché gli errori, sì, al di là dell'1-1, quello che Tonali ruba la palla perché l'altro gliela passa, però lì è stato anche molto bravo Leao da quella posizione a fare gol, perché io voglio vedere a colpire in quella maniera da quella posizione così angolata andare a centrare il secondo palo, non è facile, non è facile, quindi non è regalo, però per lui è tutto regalo, perché siccome si è perso e poi deve scusare se stesso, deve scusare i giocatori, invece devi chiamarli col loro nome, gravi errori. Sono d'accordo, errori. Volevo dire anche due cose che ho notato. Una è che effettivamente la schermatura del centrocampo è diventata tallone d'Achille. L'anno scorso era uno dei punti di forza, quest'anno ci sono dei problemi. E poi mi sembra che non ci sia più quel bello spirito di gruppo, insomma, ho visto anche dei gesti fra posso giocatori. Posso dire anche una cosa? Devi. Mancavano Pirisic e Dzeko, che sono due giocatori, Dzeko è entrato dopo. Mancava Pirisic anche Sanchez. Beh, è l'unico che va bene, ma Sanchez era panchinaro. Ho capito. Pirisic è un giocatore che viene in queste due stagioni. Fondamentale, l'abbiamo detto oggi pomeriggio. Ha sofferto e infatti guarda caso è l'unico giocatore del quale aveva parlato Pioli in conferenza stampa venerdì, perché gli hanno chiesto. Sì. Mancano dei protagonisti che allora mi è venuto anche il sospetto che se tu hai un gioco come quello di Conte, Lukaku è perfetto, perché nel contropiede, nei rilanci, Lukaku deve stare. Il Chelsea che non aveva questo tipo di filosofia e soprattutto non c'era Simone Inzaghi, ha un problema, però lui ha un problema fisico e non c'era. Allora sceglie Corriere Lautaro invece di Dzeko e secondo me ha senso. Perché sono due veloci, hai due difensori centrali forse fra i più veloci del campionato, Calulo e Tomori, e la giochi su quel piano lì. Però in effetti dal punto di vista della costruzione del gioco rispetto agli ultimi derby c'è stata una differenza grande, molto più di Lazio-Inter, che è stata sicuramente più equilibrata. Ieri c'è stata veramente una grande differenza. Cioè, il Milan arrivava prima sulla palla, arrivava nel primo tempo ha avuto 5-6 occasioni clamorose, sbagliate, da Leao, da Giroud. Di questo no. L'anno scorso si dice sai fino al 70esimo ha dominato l'Inter, no, l'Inter aveva stradominato il primo tempo e il secondo tempo lo ha controllato, l'anno scorso lascia stare, no, ma lo ha controllato, ma l'ha perso poi con i cambi che ha fatto il signore Panchina. Fammi parlare un attimo, caspita, Bello che mi sticciate fra interi. No, anche aspetta sul tuo, perché sennò parte, ormai lui c'ha il disco, no, su. Certo, però ecco, col Milan l'anno scorso ero a San Siro, sul 70esimo le caratteristiche che hai sottolineato tu del c'erano Milan, tutte. L'atteggiamento, arrivavano primi sulla palla, l'ho vissuta io l'anno scorso. Sì, sì. Poi nel tragitto San Siro da un mio amico al ristorante, perdavamo 2-1, ho detto cos'è successo? Tu sei uscito su 1-0. Io ho vinto 1-0 l'anno scorso. Buoni perdi moderno, però poi sono andato a vedere. Ma cosa sei uscito a fare? Scusa, ma cosa sei uscito a fare? Ma perché sei uscito? È andato al ristorante. Mi sembrava tutto sotto controllo. Ha detto tutto a posto. Mi rilascio, ma durante il tragitto poi ho scoperto che abbiamo perso 2-1. Ma poi nel calcio io sono uno che dice ci può stare tutto, perché abbiamo l'esperienza purtroppo da tanti anni. Però non mi piace quell'altalena che c'è. Cioè nei giudizi. Allora la prima cosa che viene d'impatto al di là dell'errore, i tre difensori. Tre difensori per 2 o 3 anni erano considerati i difensori più forti delle più grandi squadre. Quindi se vanno in difficoltà loro,
bisogna ripartire. C'è la stessa compattezza, la stessa cattiveria dell'anno scorso? La copertura del centrocampo. La copertura, corti, aggressivi. Sai, Perici, quando quindi, è tornato... Ma quindi Dzeko dovrebbe essere tornato... No, ma poi Dzeko, io leggo poco ultimamente i giornali, perché con i cellulari c'è tutto, sì. Mi chiedo scusa a chi sta, a tutto quello che c'è. Beh, ma perché leggi i giornali online, però, sì, hai l'abbonamento online, non cartaceo. Apro, Dzeko non può giocare perché agli anni è lento, è macchinoso e non riescono neanche a capire che Dzeko, purtroppo gli anni passano, ma è quello che a livello di testa fa giocare tutti gli altri. All'età di Giroud, Giroud cioè, gioca e fa giocare. Giroud che è bravo. Lui. Sì, no, ma è bravissimo anche perché sugli assi, se uno tira in porta, si fa sempre trovare pronto, mi ricordo quel derby là. Sì, e pronto. Quindi no, ma è merito quello di essere al posto giusto al momento giusto. A me non piace quando si va apposta per cercare di colpire, ma Dzeko il giorno prima, no, non può giocare con Dzeko perché c'ha gli anni, è lento, è macchinoso. Poi però al 67esimo ti fa il gol. Esatto, e allora io dico, vabbè, sì, sì. Sento, osservo, però mi arrabbio quando dico l'avete massacrato fino al giorno prima che era diventato lento, poi gli addetti ai lavori dice ho il dubbio, partiamo con lui subito, oppure lo mettiamo dopo, però quello fa parte del calcio, lo indovini o non lo indovini. Sì, certo. Non mi piace che i sapientoni il giorno prima dicono una cosa e poi sono pronti a capovolgere tutto. Ah, è questo.